Una bella fetta di salvezza e di possibilità di non soffrire nelle ultime giornate passa dal match di domani sera Lozzini contro la Cremonese, distante 5 punti e dentro la zona play-out. Per il Pescara è dunque una gara di particolare importanza, come riconosce il tecnico Nicola Legrottaglie, il quale auspica che la squadra possa ripetere, per attenzione, la prestazione fatta con l'Empoli. Domani abbiamo una partita tosta, difficile, sotto l'aspetto mentale ma anche fisico. Per loro è una squadra molto fisica, agguerrita, la metteranno anche su quel piano lì, e noi dobbiamo essere bravi a ribattere colpo su colpo e soprattutto a sfruttare quello che pensiamo possa darci dei vantaggi. È una partita che smuoverà un po' gli equilibri, ma anche per loro. Se poi loro ovviamente rimangono lì, sono sempre di meno le partite a disposizione per potersi salvare per loro, quindi dobbiamo essere molto intelligenti, come abbiamo fatto con l'Empoli, astuti, no? Un'altra gara decisiva, più che per la salvezza, più per noi, io dico sempre per il Pescara, perché noi dobbiamo raggiungere quella serenità, quella tranquillità che poi ci permetterà di sviluppare meglio le nostre idee, le nostre... Quando sei più libero di testa, un po' come nella vita, quando sei più libero le cose le fai meglio. Alle assenze dei Lungo, De Genti e di Bocic si aggiunge quella di Bruno. Legrottaglie confermerà il 4-4-2 con Bettella e Scognamiglio al centro della difesa, asse di destra con Balzano e Zappa, a sinistra sicuro Masciangelo, probabilmente in azione davanti a Crecco. Memushai al fianco di Castanos, davanti la novità sarà Clemenza con Maniero. Galano per la prima volta può iniziare dalla panchina per essere decisivo nella ripresa. Anche Galano potrebbe essere utile in corsa, perché Galano deve giocare sempre dal primo minuto, o Clemenza deve giocare sempre, cioè non mi faccio di questi problemi. Io credo che Galano potrà essere anche fondamentale per il Pescara a partite in corso, in un torneo dove devi gestire situazioni, devi gestire la stanchezza, il caldo e tante cose. Per me Galano potrebbe anche essere uno che a partite in corso ti può spaccare. Galano è uno di quelli che ha fatto 3 partite intere. Ieri ha avuto anche un po' di stanchezza in più rispetto agli altri, quindi devo saperlo gestire anche lì. È troppo fondamentale per noi. Palla loro potrebbero farti tutte e due le cose durante l'arco della partita. In 90 minuti ti capiteranno per forza di cose le due situazioni: o che ti vengano a prendere alto o che ti aspettano. E quindi noi dovremmo essere bravi, intelligenti, e lavorare bene sui principi di quando abbiamo la palla, e quindi l'importanza nel non regalarla, ma essere molto semplici e non dare loro sfogo di poter fare quello che sanno fare bene, cioè riprenderti il campo in transizione.